Salve a tutti e benvenuti a Smart Sofà, l'appuntamento informale con gli approfondimenti di Inside Marketing. Oggi argomento della puntata è la comunicazione pubblica, come è nata, come si è sviluppata e soprattutto cosa abbiamo oggi. E l'argomento, date anche le ultime novità, è qualcosa di scottante o comunque di interessante per chi lavora nell'ambito, ma anche per chi in effetti, come tutti noi cittadini, è partecipe, quantomeno in modo passivo, di questo tipo di comunicazione. A darci le coordinate qui ci sarà la dottoressa Nunzia Arillo, che è la... Mi perdoni? Ti prego, è il momento di tuirsi. Abbiamo anche un neologismo oggi che è tuirsi, quindi abbiamo Nunzia Arillo che è una community manager e soprattutto coordinatrice di Campagna Competitiva, che è un portale di informazione per i cittadini della regione Campania, oltre ovviamente a Virginia Dara, esperta di comunicazione e autrice di Inside Marketing. Io vorrei dare come al solito una piccola introduzione all'argomento, perché oggi parliamo di comunicazione pubblica. Un tempo si chiamava propaganda. Il rapporto tra lo Stato e il cittadino era totalmente diverso a livello di informazione. Era un'informazione unidirezionale dove il cittadino ovviamente non partecipava di questo genere di lavoro. Oggi invece le cose sono totalmente cambiate, c'è l'era dei social, ci sono le interazioni, anche i profili Twitter per esempio delle amministrazioni o anche dei singoli amministratori che interagiscono, comunicano con il cittadino in forma più o meno ragionata. Ci sono sicuramente delle esternazioni, troviamo tantissime sui social, su internet in generale, ma ci sono anche delle vere e proprie campagne di comunicazione che lo Stato fa a livello pubblico, utilizzando oggi ovviamente i social media e tutti i mezzi di comunicazione 2.0, ormai diremmo 3.0. Come questo avviene, non si aiuterai tu a scoprirlo. Buongiorno a tutti e tanti saluti dal sofà. Allora, iniziamo col dire che ci sono un po' di leggi e un po' di decreti e un po' di regolamenti che in qualche maniera fissano i paletti della comunicazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Ad occhio fino al 2014 circa 217, quindi diciamo un bellissimo labirinto dove orientarsi per la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il capitolo comunicazione pubblica, che molto spesso viene diciamo confuso con la comunicazione istituzionale, come se fosse semplicemente una comunicazione di natura corporate che la pubblica amministrazione deve erogare, quindi dando informazione di questa azienda, si confonde invece la mission vera, che la pubblica amministrazione deve mantenere un dialogo aperto con il cittadino, soprattutto al fine di garantire e assicurare un controllo diffuso su quanto viene fatto dalla pubblica amministrazione, perché il cittadino ovviamente deve essere tenuto informato di tutto quello che accade, delle leggi a sua disposizione, delle possibilità di esercitare la cittadinanza attiva e di tutte le opportunità, ma anche di tutti i vincoli a cui è sottoposto, le leggi, i regolamenti, eccetera. Tutto ciò avviene in maniera farraginosa, ovviamente, nonostante 217 leggi e decreti e regolamenti, ognuno si arrangia come può. Questa, al di là di quello che è l'ultimo spauracchio, che è la famosa legge 33 sulla trasparenza, che ha obbligato tutti i siti a mettere online organigramma, bandi, eccetera, è più che altro uno spauracchio, fa spostare il punto di vista, non fa comprendere come sia necessario creare un dialogo col cittadino e un coinvolgimento del cittadino, una partecipazione attiva. Quindi diciamo che si perde di vista il punto principale, a mio avviso, che è generare valore per il cittadino attraverso attività che sono spesate dal cittadino stesso. Cioè ogni sito, ogni social media manager, ogni communication manager viene pagato ovviamente dal cittadino e deve creare valore, deve produrre qualcosa che abbia un significato per la cittadinanza, e questo molto spesso viene perso di vista. Non ultimo, di dati che vengono messi a disposizione per obblighi finiscono col confondere il cittadino. Molto spesso io stessa mi trovo, vi faccio un esempio, sito dell'INPS, amministrazione trasparente, è un mare magnum, cioè non si riesce a comprendere tu di tutti questi dati cosa te ne puoi fare, mentre invece potresti farci tantissime cose. E la faccenda open data è un'altra bella faccenda, no?
Io mi ricollego subito alla questione dei siti istituzionali, no? Siamo stati come redazione di Inside Marketing ad una academy sulla PA Social durante la Social Media Week Rome, in cui si parlava appunto del ruolo che ha il sito istituzionale e che ancora oggi è spesso molto istituzionale, proprio scusando il gioco di parole, nel senso che si sta dietro a un design formale, si sta dietro all'identità visiva, quando invece non si va a guardare né intanto quanto sia responsive a livello, per esempio, di accessi da mobile, né tantomeno quanto sia utile al cittadino, dove tra l'altro c'è uno studio citato appunto durante quell'Academy, secondo cui chi naviga su un sito che sia ottimizzato anche proprio a livello di usabilità ha un'esperienza migliore non solo del sito ma almeno a livello di percezione della stessa pubblica amministrazione. E questo funziona anche con i linguaggi, nel senso che si diceva che una pubblica amministrazione digitale che riesca ad utilizzare un linguaggio più smart, che riesca ad utilizzare paradossalmente anche le emoji, risulta molto più soddisfacente. Non so, la sua percezione in questo senso? Tua. La mia percezione è che si sta facendo tanto, ci si sta muovendo e c'è una bella iniezione di energia giovane. Mi si faccia passare giusto un piccolo appunto: molto spesso viene considerato, diciamo, un valore aggiunto il social media manager giovane. Ben venga un social media manager giovane, ma che abbia alle spalle un documento strategico per comunicare la sua pubblica amministrazione, perché non è un valore aggiunto essere giovani tout court, non è un disvalore essere giovani, ma soprattutto ci devono essere delle regole chiare. Io vedo tanto, vedo i musei, per esempio del MIBACT, che hanno fatto un bellissimo bot sul Telegram e quindi è molto carino che tu dove sei mandi la tua geolocalizzazione e ti compaiono tutti quanti i musei accessibili con gli orari, clicchi sopra, puoi sapere dove andare. Questo è un bellissimo sfruttamento di Telegram che è poco utilizzato in Italia, tranne queste, diciamo, piccole punte, non ne ho visti altri. Un'altra cosa molto simpatica che mi è piaciuta, quella dell'Università di Pavia, che utilizza Snapchat per avvicinarsi ai millennial, però vedo che fin quando tutte queste esperienze sono, diciamo, come dire, punte di diamante, ma anche punte un po' di un iceberg tutto sommerso, mi sembra fallimentare, perché il comune di Genova, faccio degli esempi, c'è su Twitter e quell'altro non c'è, perché la prefettura tal dei tali c'è e quell'altra non c'è. C'è bisogno, e ho paura a dirlo quasi, di un altro regolamento, non so, cioè di qualche cosa che aiuti l'amministratore pubblico a non doversi esporre, a non lasciare al singolo amministratore la scelta di seguire quel canale o quell'altro. In qualche maniera un plafond di sicurezza, un assicurare un livello minimo di servizio e considerare i social come dei canali di comunicazione, voglio dire obbligatori, quindi partire da una base che rassicuri tutti quanti di avere un'informazione sul proprio comune, sulla propria prefettura, sull'Istituto Nazionale dei vulcani, dei terremoti, eccetera. Cioè, quindi lasciare in qualche maniera, assicurare un livello minimo di servizio. E dietro un documento chiaro che assicuri la gestione. La gestione della crisi e tutto. C'è bisogno di una standardizzazione, c'è bisogno di assicurare a tutti i cittadini le uguali opportunità di accedere alle informazioni del proprio comune di riferimento e della propria regione. Una cosa che mi viene da pensare è che uno dei passaggi più importanti allora della comunicazione pubblica sarebbe proprio diventare più user friendly, cioè rendere l'accessibilità a determinate informazioni un vero e proprio servizio. Si può fare questo collegamento rispetto al marketing, no? Penso con la comunicazione pubblica, rendere il cittadino anche in questo caso un po' più un prosumer, cioè ci può essere questo tipo di passaggio che inevitabilmente avvicinerebbe il cittadino all'amministrazione? Sì, si può fare, soprattutto creando un dialogo fattivo e soprattutto facendo comprendere che l'informazione disponibile ha un vantaggio, hai un vantaggio da quanto ti viene proposto. Pensiamo per esempio al fatto che utilizzando degli open data potremmo creare una startup. Ad esempio posso attraverso l'utilizzo degli open data pensare a un'idea di impresa, pensare a un'app, pensare a qualche cosa che sia utile
per me e per altri membri della mia comunità. Non c'è una distanza tra chi amministra e chi ha amministrato. Certo, ma infatti hai detto poi la parola giusta, io lì volevo arrivare. Nel senso che però questo tipo di approccio ormai comunque più vicino non solo ai giovani, perché poi ecco, non è detto che sia un valore aggiunto, ma più vicino a quelle che sono le reali modalità anche di interazione delle persone oggi, porta da cittadino a membro di una comunità. Quindi cambia anche questo tipo di rapporto con la pubblica amministrazione. Questo può essere il valore aggiunto di tutto questo sistema nel cambiamento del rapporto tra cittadino e amministrazione? Il cambiamento deve essere esattamente questo. Anche una responsabilizzazione di noi cittadini, diciamo, di sentirci parte, diciamo, attiva e non subire in qualche maniera. Perché noto sempre che c'è un, diciamo, duplice atteggiamento. O subiamo in maniera passiva come se fosse qualcosa distante da noi, o iniziamo a fare gli ispettori gadget, a metterci in situazioni che non conosciamo, con termini che non di cui non siamo a conoscenza. Quindi ci trasformiamo e pensiamo di essere esperti in tutto, dalla legislazione all'avvocatura, al calciatore, all'allenatore. Diventa un po' quello che è un po' uno dei mali di questa nazione, di essere esperti dalle barche al pallanuoto. E questo è un po' un grande limite, perché questa improvvisazione, diciamo, in qualche modo appiattisce la possibilità di partecipare. Quindi prima informarsi, prima capire bene le situazioni, poi esprimere una parola, esprimere il proprio giudizio e capire cosa si può fare per questa comunità, perché io credo tanto anche nella restituzione. Questo è sempre stato un po' il mio pallino, cioè secondo me noi ad ogni livello, dall'imprenditore al comunicatore, al giornalista, all'amministratore, dobbiamo in qualche maniera prendere, ma anche restituire in qualche maniera alla società, dare qualcosa, sentirci parte, ma con orgoglio. E quindi questa è sempre stata la cifra stilistica che mi ha portato negli anni a ricoprire i vari ruoli. Sì, io mi ricollego un attimo sia alla questione social sia alla questione del creare una comunità con un esempio che ha veramente fatto scuola. La Svezia dal 2011 ha un progetto che è Curator of Sweden, che fa gestire i social direttamente dai cittadini. In questo senso è sì un esperimento di democrazia partecipativa in qualche modo, ma c'è anche una dimensione diversa, che è quella dello storytelling urbano, che secondo me è più interessante ancora della parte di marketing. Sì, mi viene in mente anche quella campagna che tu chiami un numero a caso e ti risponde un cittadino e ti racconta il paese. Questi sono begli esperimenti, soprattutto perché partono dal convincimento che avevamo tutti e tre su questo divano, e spero anche dall'altra parte, che ci sia necessario sentirsi parte di qualcosa, non quindi giudicare perché non ci va bene questo o quello, ma capire che parte da noi il cambiamento. E questi esperimenti li trovo tutti quanti molto validi. Magari se diventassero qualcosa di più stabile invece dell'esperimento, sarebbe carino. Tra le cose che probabilmente ci impediscono di farlo è una certa paura di aprirsi ai social. Quello che generalmente si pensa in termini di PA digitale è che comunque offra una serie di pericoli davanti, sempre riferendomi al Curator of Sweden. Faccio riferimento al fatto che durante il periodo post Charlie Hebdo il servizio è stato sospeso proprio per evitare una sorta di pericolo legato a come i cittadini avrebbero raccontato l'attentato. Cioè, quindi magari uno dei freni principali è questo, è che non si capisce che ci si perde delle platee assolutamente nuove che pure potrebbero essere molto interessanti. La gestione in tempo di crisi è un po' il punto della situazione. Ovviamente l'apertura vuol dire anche esporsi in maniera, diciamo, più forte. Io non so se la gestione dei cittadini durante la crisi Charlie Hebdo sicuramente avrebbe portato dei danni per l'amministrazione, però sicuramente forse lasciare delle falle di apertura in un sistema probabilmente sì. Ciò nonostante, insomma, continuo a essere molto positiva rispetto a questi esperimenti di partecipazione, tra l'altro anche in piccolo, non sulla parte social ma di costruzione della strategia. Io credo molto che il cittadino debba essere informato di ogni scelta che l'amministrazione fa, quindi la comunicazione deve servire anche a questo, sia a dare un'informazione di base, ma sia a dare anche delle prospettive, dove stiamo andando.
Ad esempio, noi lanciammo a febbraio scorso la consultazione pubblica sulla RIS, che sarebbe la Regional Research and Innovation Smart Specialization Strategy, scusate la mia palese zeppola, e sarebbe appunto la specializzazione intelligente in ricerca e innovazione. Abbiamo aperto questi documenti che avevamo elaborato in un gruppo di lavoro a tutti. Tutti potevano dare il loro contributo e ne sono arrivati tanti, sono arrivate tante visualizzazioni, sono arrivati tanti commenti, anche positivi, e che hanno aiutato, diciamo, l'ente regione a disegnare meglio le proprie strategie, sia portando una loro, come dire, testimonianza, sia molti imprenditori, molti ricercatori. La gran parte erano tutti ricercatori che ci hanno portato, diciamo, in qualche maniera ci hanno fatto conoscere delle realtà che magari erano chiuse in laboratori e noi le conoscevamo. Quindi a questo serve anche la pubblica amministrazione e la comunicazione pubblica, anche a dare voce a delle cose che sono magari un po' più nascoste. Io credo anche in questo. E quindi, diciamo, per me lo sforzo deve essere questo, deve essere quello di comunicare quello che in qualche maniera è un po' chiuso, un po' bloccato, perché magari chi sta facendo delle cose non può prendersi cura anche di renderle chiare a tutti. Che ne pensi? Ma io sono ovviamente d'accordo con l'ospite, quindi ci mancherebbe altro, però c'è una domanda, dovremmo comunque sorvolare su un argomento nostrano che ho anche anticipato in apertura, quindi ci tocca farlo, che ovviamente ha parlato di strategia, no? Quindi la strategia di comunicazione del Ministero della Salute italiano riguardo in particolare quello che è stato il Fertility Day, quello che è stato lanciato come nuovo appuntamento anche del Ministero della Salute. Ora, davvero, sorvolando anche sull'ovvio, perché se ne è parlato già tantissimo sui social, è stato molto criticato, però da un esperto di comunicazione, al di là di quelle che possono essere magari, ecco, le cose più visive, più visual, più immediate, dove anche il cittadino comune riconosce magari una non aderenza a determinate tematiche, qual è stato il vero errore, se c'è stato, di questa strategia di comunicazione? L'errore strategico, in caso appunto di comunicazione pubblica. Allora, l'errore strategico è stato non testare, semplice, non testare la strategia, non testare il messaggio, non aprire un focus group. Nel mio piccolo, sempre facendo riferimento alla mia piccola, diciamo, esperienza in questi anni, qualsiasi campagna che abbiamo lanciato, anche quella più, diciamo, piccola e legata a degli strumenti che possono essere locali e non così di impatto come questa, appunto, questa campagna sulla fertilità, di cui poi vorrei giusto fare un altro accenno, si deve sempre testare tutto, ogni messaggio, ogni strategia deve avere un riscontro con un target e testare sulle reazioni. È troppo facile innamorarsi delle proprie idee, giuste o sbagliate che siano, e andare avanti senza tenere conto mai di quello che è il sentire altrui, visto che era così sensibile. Sarebbe bastato un piccolo focus group con delle persone in target e non avremmo visto queste cartoline, non avremmo visto questi video, non avremmo visto anche questo raffazzonamento nella risposta. Con una pianificazione, ovviamente, un testing, un lancio, diciamo, propedeutico. Tra l'altro sono usciti troppo presto anche con la seconda proposta. Non hanno capito il sentire delle persone, perché dietro il sarcasmo, dietro tutto quello che c'era anche di creare battute, c'era un sentirsi feriti, certo, un sentirsi non compresi. Quindi la partecipazione, anche in questo, anche nella costruzione della campagna. Quindi un bel focus group, diversi focus group, magari targettizzati a seconda della segmentazione, ovviamente, del target che loro volevano colpire, e magari avrebbero avuto dei punti di vista differenti. Questo è il mio punto di vista. Poi sono proprio questi accorgimenti che generano la comunità. Esatto. Cioè, se io mi sento non solo rappresentato, ma anche in un certo modo capito da quello che è l'ente, il ministero, il singolo anche, che dovrebbe lavorare su determinati aspetti che coinvolgono anche la mia vita. Quindi penso che c'è stato anche questo misunderstanding in un modo o nell'altro. Noi non siamo presenti in chiusura, insomma, di questo piccolo format che appunto Smorzofa. Grazie mille, Nunzia, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, grazie a tutto lo staff, alla prossima.